La penisola italiana è abituata all'abbraccio caldo del sole. Tuttavia, il prossimo fine settimana, il 10 e 11 agosto 2024, si preannuncia un caldo diverso. I meteorologi prevedono un'intensa ondata di calore, con temperature che dovrebbero raggiungere livelli senza precedenti. Questo evento meteorologico estremo ha suscitato preoccupazione diffusa, in particolare per le fasce di popolazione più vulnerabili. Il Ministero della Salute italiano ha emesso avvisi, esortando cittadini e turisti a prendere precauzioni. Gli anziani, i bambini piccoli e le persone con patologie pregresse sono particolarmente suscettibili alle malattie legate al caldo. Mantenersi idratati, cercare l'ombra durante le ore di punta ed evitare attività faticose sono misure cruciali per mitigare i rischi posti da questa imminente ondata di calore. Per comunicare efficacemente la gravità degli eventi di calore, l'Italia utilizza un sistema di allerta codificato a colori noto come bollino. Questo sistema, simile a un semaforo, fornisce una chiara rappresentazione visiva dei livelli di rischio da calore. Il verde indica condizioni generalmente sicure, il giallo indica potenziali rischi per i gruppi vulnerabili e l'arancione indica un rischio da calore da moderato ad alto per la popolazione generale. Il livello di allerta più alto, il bollino rosso o allerta rossa, è riservato a eventi di calore estremo che rappresentano una minaccia significativa per la salute pubblica. Quando viene emessa un'allerta rossa, segnala la necessità di una maggiore consapevolezza e di misure proattive per proteggere se stessi e gli altri dai pericoli delle temperature estreme. Con l'avvicinarsi dell'ondata di calore, diverse grandi città italiane sono state poste sotto allerta rossa, tra queste Roma, Firenze, Bologna e Perugia. I criteri per l'emissione di un'allerta rossa sono rigorosi e basati su una combinazione di fattori. Questi fattori includono le temperature previste, i livelli di umidità e la durata dell'evento di calore. Quando questi fattori si allineano in modo particolarmente pericoloso, viene emessa un'allerta rossa per allertare il pubblico e attivare i piani di preparazione alle emergenze. L'allerta rossa indica un grave rischio per la salute di tutte le fasce demografiche, non solo per quelle vulnerabili. Il caldo estremo può avere un impatto significativo sulla salute umana, in particolare per le popolazioni vulnerabili. Gli anziani, i bambini piccoli e le persone con patologie pregresse sono più suscettibili a colpi di calore, esaurimento da calore e altre malattie legate al caldo. Rimanere idratati è fondamentale durante un'ondata di calore. Bere molta acqua, anche se non si ha sete, è fondamentale. È anche essenziale evitare bevande zuccherate e alcolici, poiché possono contribuire alla disidratazione. Cercare l'ombra durante le ore più calde della giornata, in genere tra le 11:00 e le 16:00, può ridurre significativamente lo stress da calore. Sezione 5. Voci di esperti. I meteorologi avvertono di temperature senza precedenti. I meteorologi lanciano l'allarme sulla gravità di questa imminente ondata di calore. Antonio Sanò, direttore del sito web di previsioni meteorologiche ilmeteo.it, ha avvertito che l'Italia potrebbe registrare le temperature più calde mai registrate. Abbiamo a che fare con un evento di calore eccezionale, spiega. La combinazione di temperature elevate e umidità creerà condizioni estremamente pericolose. Philip Tartarotti, meteorologo del Servizio Meteorologico Regionale dell'Alto Adige, fa eco a queste preoccupazioni. Le Alpi offriranno poco respiro dal caldo, osserva. Anche ad altitudini più elevate, le temperature dovrebbero rimanere ben al di sopra della media. Sezione 6. Caldo da record. Notti tropicali ed estremi diurni. Ci si aspetta che l'ondata di calore porti non solo temperature diurne torride, ma anche quelle che sono conosciute come notti tropicali. Si tratta di notti in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi Celsius o 68 gradi Fahrenheit. Questa mancanza di raffreddamento notturno può essere particolarmente faticosa per il corpo,
impedendo un adeguato riposo e recupero. La combinazione di giornate afose e notti soffocanti rappresenta una sfida significativa per il corpo umano nel regolare la sua temperatura. L'esposizione prolungata a un calore così estremo può portare rapidamente a esaurimento da calore e colpo di calore, condizioni potenzialmente letali che richiedono immediata assistenza medica. Sezione 7. Una tendenza al riscaldamento. L'esperienza dell'Italia rispecchia una crisi globale. Questa intensa ondata di calore non è un evento isolato. Fa parte di una tendenza più ampia all'aumento delle temperature in Italia e in tutto il mondo. I cambiamenti climatici, guidati dalle attività umane che rilasciano gas serra nell'atmosfera, stanno causando un riscaldamento del pianeta a un ritmo allarmante. Le conseguenze di questo riscaldamento si fanno già sentire in tutto il mondo, da ondate di calore più frequenti e intense all'innalzamento del livello del mare ed eventi meteorologici estremi. L'Italia, con la sua lunga costa e la sua variegata geografia, è particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici. Sezione 8. Ondate di calore e futuro, cambiamenti climatici, salute pubblica e adattamento. Con l'aumento delle temperature globali, è probabile che le ondate di calore come quella prevista per l'Italia diventeranno più frequenti e intense. Ciò ha implicazioni significative per la salute pubblica, in particolare nelle aree urbane, dove l'effetto isola di calore può esacerbare le temperature estreme. Adattarsi a un futuro più caldo è essenziale. Ciò include l'implementazione di strategie di pianificazione urbana per ridurre l'effetto isola di calore, come l'aumento degli spazi verdi e l'utilizzo di materiali riflettenti nelle costruzioni. Implica anche il rafforzamento dei sistemi sanitari pubblici per rispondere meglio alle malattie legate al caldo. Sezione 9. L'importanza della consapevolezza. Rimanere informati e agire. Durante eventi di calore estremo, rimanere informati è fondamentale. Controllare regolarmente le previsioni del tempo e prestare attenzione agli avvisi delle autorità può aiutare le persone a prendere decisioni informate per proteggere se stesse e i propri cari. Le campagne di sensibilizzazione possono svolgere un ruolo fondamentale nell'educare il pubblico sui rischi delle ondate di calore e sull'importanza di adottare misure preventive. Comprendendo i pericoli e come mitigarli, le persone possono adottare misure proattive per rimanere al sicuro durante il caldo estremo. Sezione 10. Mitigare gli impatti, strategie per un futuro più caldo. Al di là delle azioni individuali, è imperativo affrontare le cause profonde dei cambiamenti climatici. La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, gli investimenti in fonti di energia rinnovabile e la promozione di pratiche sostenibili sono tutti passi essenziali per mitigare gli impatti a lungo termine del riscaldamento globale. Anche la cooperazione internazionale è fondamentale. I cambiamenti climatici sono una sfida globale che richiede una risposta globale coordinata. Collaborando, le nazioni possono attuare politiche e iniziative per ridurre le emissioni di gas serra e limitare l'entità del riscaldamento futuro. Sezione 11. Un appello all'azione globale. Affrontare le cause profonde dei cambiamenti climatici. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia è un duro promemoria dell'urgente necessità di azioni per il clima. Il tempo della compiacenza è finito da tempo. Dobbiamo agire in modo deciso e collettivo per affrontare le cause profonde dei cambiamenti climatici e proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Ciò richiede un cambiamento fondamentale nel nostro rapporto con l'ambiente, abbracciando pratiche sostenibili, riducendo la nostra impronta di carbonio e sostenendo politiche che diano priorità alla protezione ambientale. Il futuro del nostro pianeta e il nostro stesso benessere dipendono dalle scelte che facciamo oggi. Sezione 12. Conclusione. Una responsabilità condivisa per proteggere il nostro pianeta e noi stessi. Mentre il sole batte forte sull'Italia, funge da potente simbolo delle sfide che affrontiamo in un mondo che si riscalda.
Le ondate di calore, un tempo eventi rari, stanno diventando sempre più comuni. Sono un duro promemoria del fatto che i cambiamenti climatici non sono una minaccia lontana, ma una realtà presente. Proteggerci dai pericoli del caldo estremo richiede un'azione sia individuale che collettiva. Dobbiamo rimanere informati,